bruciando, non si rimette semplicemente quella quantità di anidride carbonica. Questo non è vero per molti motivi. Prima, il motivo diciamo più che secondo le ricerche che abbiamo fatto con altri ragazzi di Orano è quello che c'è un ente nazionale di GMBM che si pone in un atteggiamento molto critico al riguardo, individuando nelle centrali biomasse delle centrali che sul territorio hanno un impatto a 360 gradi. Il primo tipo di impatto, ovviamente, è quello di tipo ambientale, perché queste centrali creano un notevole inquinamento non dovuto soltanto ad una sovrapproduzione di anidride carbonica, ma ad una massiva produzione di polveri sottili. Polveri sottili che è difficile filtrare attraverso dei sistemi di filtraggio e che quindi vanno sul territorio, entrano, come diceva il dottor Celli, nella catena alimentare e quindi si depositano nel corpo delle persone che si alimentano con i cibi prodotti di luogo. Il secondo impatto, anch'esso pesante, è quello di tipo economico. Questo perché? Perché come abbiamo evinto dalle discussioni precedenti, il territorio per poter sostenere e quindi alimentare questo impianto deve essere sfruttato al 100%, sia per quanto riguarda le risorse idriche, sia in termini di infrastrutture, quindi c'è un sistema di trasporti che andrà ad intasarsi enormemente. Di conseguenza una maggiore produzione ancora di anidride carbonica e di polveri sottili che vanno ad influire sulla salute di tutti i cittadini. E di nuovo abbiamo un nuovo impatto ambientale. Quindi per due volte lo stesso impatto ambientale. E poi c'è anche l'aspetto sociale. Tutte queste considerazioni portano di conseguenza ad avere un forte impatto sociale. Motivo per cui le amministrazioni che si fanno carico di prendere decisioni per nostro conto devono prima di tutto interpellare la cittadinanza e renderla partecipe di queste scelte, che sono scelte sicuramente strategiche, forse da un punto di vista dello sviluppo del territorio, ma se rese pubbliche, mettono in luce che forse di più diciamo, di sviluppo economico non ne portano. Io sono giovane, come tanti di voi, e tra qualche anno spero di avere una famiglia e di avere dei figli. Ho una grande voglia di rimanere su questo territorio, ma di goderlo il territorio. Noi abbiamo un parco nazionale di Transassi, c'è cioè il parco della Maiella, cioè abbiamo delle bellezze naturali enormi. Allora perché dobbiamo investire questi 30 milioni di euro su un impianto che va a rovinare questa nostra risorsa, invece di investirvi su questa risorsa per valorizzarla, per creare dei posti di lavoro per i giovani che saranno il futuro della nostra società? Com'è possibile che, poi è anche una questione secondo me di logica, no? L'assessore Moni ha individuato con il suo team di esperti, penso, che c'erano dei punti critici da affrontare, in particolare qual era la capacità di approvvigionamento del nostro territorio quando riguarda la materia prima da bruciare e se era possibile trasformare questo impianto in un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti. Ora, se noi coinvolgiamo in queste considerazioni la stessa impresa che propone il progetto,